Iniziamo questa seconda giornata del convegno. Come sapete, questa sessione è intitolata Dalla Carta di Ottawa a guadagnare salute, strategie e strumenti. Mi presento brevemente, mi chiamo Maurizio Marceca e lavoro all'Università Sapienza di Roma. Abbiamo un po' di ritardo, come vedete, ma probabilmente non avremo una delle relazioni previste, quindi contiamo di lasciare lo spazio anche per domande e dibattito. Come avrete potuto leggere dal programma, il primo intervento si ricollega direttamente appunto a quell'esperienza di ormai 26 anni fa, e do la parola al professor Campostrini che lo introdurrà e poi ci farà vedere un video. La produzione della salute è il processo che mette in grado le persone di aumentare il controllo sulla propria salute e migliorarla, per raggiungere uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale. Un individuo o un gruppo deve essere capace di identificare e realizzare le proprie aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l'ambiente circostante o di farvi fronte. La salute è quindi vista come una risorsa per la vita quotidiana, non è l'obiettivo del vivere. La salute è un concetto positivo che valorizza le risorse personali e sociali, come pure le capacità fisiche. Quindi la promozione della salute non è una responsabilità esclusiva del settore sanitario, ma va al di là degli stili di vita e punta al benessere. Ho voluto rileggere, perché credo che molti di voi l'abbiano assolutamente letta, fa un po' di pelle d'oca, a 25 anni, la Carta di Ottawa. È un documento fondamentale, è il documento fondamentale, e lo cercheremo di capire il perché di questo anche grazie a uno dei protagonisti che ha partecipato a questo processo. E credo che oggi sia ancora un documento tremendamente attuale. Anzi, chiacchierando con qualcuno di voi si diceva: beh, ci abbiamo messo 25 anni a far ascoltare ai nostri, a quelli che ci governano, la Carta di Ottawa. Chissà che per i prossimi 25 anni non riusciamo a attuarla. E credo che alcuni dei temi che 25 anni fa erano sollevati finalmente oggi diventano dei temi attuali in Italia. Io credo che con profonda gioia ciascuno di voi possa andare in giro per questa manifestazione e vedere come dei semi gettati 25 anni fa oggi siano cresciuti in maniera molto differenziata dalle piccole realtà, nelle scuole, nelle aziende sanitarie, nelle regioni e quant'altro. Perché la Carta di Ottawa individuava, oltre a definire la promozione della salute attraverso quella definizione che vi ho riletto, individuava alcuni strumenti d'azione: costruire una politica pubblica per la salute, e ci siamo; creare ambienti favorevoli, vi ricordo qualcosa? Guadagnare salute ha come sottotitolo anche questo; dare forza all'azione della comunità, e credo che sia questo un punto importante e che volevo sottolineare. Nel nostro paese è entrata profondamente una cultura della prevenzione inizialmente, ed è stato un grande bene. Forse siamo maturi per andare oltre la prevenzione e iniziare a parlare su serie di promozione della salute. Che cosa differenziano questi due termini? Cerco di spiegarmi con un esempio, che gli esempi sono sempre più facili. Se noi facciamo degli screening oncologici, facciamo prevenzione, certamente. Se nel fare screening oncologici, come stiamo facendo, ci accorgiamo che c'è una differenza enorme di accesso fra le classi sociali, tema caro a chi mi sta vicino, e facciamo qualcosa perché l'accesso agli screening oncologici sia
più aperto e sia per tutti, ecco che passiamo dalla prevenzione alla promozione della salute, perché è un'azione che viene fatta non tanto sul singolo individuo, ma beneficia il singolo individuo, ma viene fatto a livello di collettività, a livello di gruppi, a livello di comunità. E queste sono le tante cose che abbiamo visto fuori, di cui abbiamo sentito parlare anche ieri. Allora, non mi dilungherei oltre nel presentarvi la Carta di Ottawa, forse può essere l'occasione buona per rileggerla, sono sicuro che scoprirete delle cose interessanti che state vivendo e magari qualche idea per viverle meglio. Due parole solo sulla persona che abbiamo intervistato. Sembrava più agevole invece di farla venire qui e parlare in inglese. Siamo andati a trovarlo a casa sua, l'abbiamo intervistato e sentirete l'intervista doppiata in italiano. David McQueen, qualcuno di voi forse lo ha conosciuto, ha una lunghissima storia, una lunghissima esperienza, parte dalla Johns Hopkins University di Baltimora, che per chi non lo sa è la prima università in termini di medicina e salute degli Stati Uniti. In quegli anni però si trova in Europa, è in Europa dove gestisce e dirige un centro di ricerca presso l'Università di Edimburgo. Centro di ricerca per cui sono passati proprio in quegli anni alcune delle persone che avete visto ieri. Erio Giglio, Organizzazione Mondiale della Sanità, lavorava lì. E anche un certo Stefano Campostrini è andato a lavorare lì nel 90 e 91. Dopodiché torna negli Stati Uniti e si pone alla guida di quello che è il primo sistema di sorveglianza mondiale, che è il Behavioral Risk Factor Surveillance System, alla CDC. Della CDC dopo diventa il responsabile per la salute pubblica globale, tanto che il abbastanza quotato giornale e rivista JAMA, Journal of American Medical Association, lo dichiara, fa un servizio su di lui dichiarando il guru della sanità pubblica globale. Sentiamolo. I'm Stefano Campostrini and I'm here with David McQueen, one of the actors of the Ottawa Charter. And well, first let me thank you for your availability to intervene in this way to our conference gaining. Sono Stefano Campostrini e sono qui con David McQueen, uno dei protagonisti della Carta di Ottawa. Prima di tutto, lascia che ti ringrazi per la disponibilità di intervenire in questo modo alla conferenza di giugno a Venezia. La prima domanda che vorrei porti riguarda il contesto e l'atmosfera che c'erano 25 anni fa e che resero possibile la stesura della Carta di Ottawa. Well, thank you, Stefano. That's it's a pleasure to be here in the first instance, although I'm not there, but I'm here in Atlanta. But at any rate, I think that that was a very exciting period because in the early... Grazie Stefano, è un piacere essere presente lì alla conferenza, anche se sono qui ad Atlanta. Penso che il momento in cui nacque la Carta sia stato molto emozionante. I primi anni Ottanta furono un periodo di transizione tra quelli che erano i formatori classici nel campo della salute pubblica e coloro che invece iniziavano ad assumere una prospettiva più ampia, dandosi il nome di promotori della salute. Si basavano su una larga prospettiva scientifica che inglobava elementi di sociologia, delle scienze politiche e di altri campi altrettanto vasti. I tempi erano maturi all'inizio degli anni Ottanta per sviluppare una nuova definizione di promozione della salute. Early 80s to develop a new definition of what health promotion was. And the other question, the other big question is why? Certo, ma la grande domanda è perché? Perché è stata stesa la Carta di Ottawa e perché ha avuto così tanto effetto in così tanti paesi? Viene ancora citata dopo 25 anni, che io sappia non sono molti i documenti di cui si può dire lo stesso. I think that's very true, and that's a very good point. And so you have to ask historically, sort of, why does one document
you know, whether it's the U.S. Constitution or the Magna Carta or whatever, I'm not comparing those to the Health Promotion Charter, but the point is that they are documents of È vero, ottima osservazione. Penso che in generale non sia facile capire perché, dal punto di vista storico, certi documenti rimangono come riferimento. Dalla Costituzione americana alla Magna Carta, senza fare confronti ovviamente, alla Carta di Ottawa. Sono tutti documenti legati al loro tempo, che catturarono qualcosa dell'aria che si respirava allora. Negli anni 80, soprattutto in Europa, ma anche nel Nord America, in Australia e altre parti del mondo, iniziava a diffondersi una nuova consapevolezza sul fatto che la salute pubblica, era un campo molto ampio che aveva bisogno di coinvolgere il mondo politico e molte altre aree che in precedenza non sembravano avervi a che fare. Penso che quella consapevolezza sia stata una delle forze principali alla base della Carta di Ottawa. Molti stavano cercando di dare una nuova definizione dei principi della promozione della salute, pensando a quello che era e a quello che avrebbe dovuto essere. Penso che quello fosse semplicemente il momento giusto per unire tutti i loro sforzi. Per queste cose si tratta sempre di un incontro di diverse correnti. Non c'è una risposta semplice o univoca al perché le cose sono successe in quel momento, ma di fatto sono successe. Gli anni 80 erano il momento giusto e credo che la Carta di Ottawa abbia dato una definizione talmente efficace della promozione della salute come area d'azione che da allora non c'è stato bisogno di rivederla, se non per qualche dettaglio. But here we are, 25 years after the writing of the Ottawa Charter. What are still the messages that are relevant for us, for health promoters, and what are the new challenges? You know, the title of our event, of our conference is about the challenges and the new challenges of health promotion. So, dopo 25 anni, quali messaggi e quali sfide possono ancora trovare i promotori della salute nella Carta di Ottawa? La nostra conferenza riguarda proprio queste sfide, dunque se partiamo dal documento, che cosa possiamo ottenere come messaggio ancora valido? E cosa dobbiamo invece cercare di aggiungere o cambiare? Again, the need to address them in a perhaps different way of what we have done in these 25 years. Well, those are complicated questions. In fact, maybe there are two or three questions embedded in your question. But one of the things is that I think the Ottawa Charter introduced the idea, the fundamental idea, that the concept of health and what was a healthy life really belonged to people. You know, and people had to engage with it. That it wasn't, that health was not something that belonged to the so-called health sector, didn't belong to medicine. It wasn't a denial that medicine was very important or that public health is very important, but I think what the Ottawa Charter put on the È una domanda complicata. Anzi, sono due o tre domande insieme. Una delle idee introdotte dalla Carta di Ottawa è che la salute, la vita sana, sono concetti che appartengono alla gente, sono le persone a doversene interessare. La salute non era più dominio della sanità, della medicina. Questo non significa legare l'importanza della medicina o della sanità pubblica, ma credo che uno dei contributi più importanti della Carta di Ottawa sia stato diffondere l'idea che ogni persona poteva fare qualcosa per la propria salute. Poteva prendersi cura di sé. Oltre a promuovere l'empowerment dei singoli individui, questo promosse anche una definizione della salute come concetto ampio, che non poteva essere isolato ma che anzi doveva toccare tutte le aree del governo e della vita comune. Secondo me, il primo successo fondamentale della Carta di Ottawa fu la demedicalizzazione della salute. Il secondo fu dire che la salute è anche un processo politico. Coinvolgere la gente nella propria salute significa anche coinvolgere i governi. Uso il termine politico non per fare riferimento ai partiti, ma il fatto che ci si rese conto che erano necessarie delle politiche pubbliche. Penso che la Carta di Ottawa abbia espresso bene questi due concetti, ma ovviamente non ha coperto tutti i temi che dovevano essere coperti. Come qualsiasi documento è stato un prodotto del suo tempo, rispondeva alle esigenze di allora, ma negli ultimi 25 anni sono successe e cambiate molte cose.
e oggi possiamo valutarne i punti di forza e di debolezza. Secondo me il suo difetto più grave è non aver tenuto davvero conto di quelle che erano evidenze scientifiche. Era basata principalmente su affermazioni, non sempre supportate da prove, e su valori che si volevano esprimere. Va benissimo, è stato importante anche questo, visto che si cercava di portare concetti come la giustizia sociale nella definizione di promozione della salute, ma si trascurarono aspetti come l'efficacia, i metodi possibili, l'individuazione del modo migliore per promuovere la salute. A quel tempo questi erano concetti nuovi nel settore e non c'era molta esperienza riguardo. Certo, non esisteva ancora un dibattito. Io stesso avevo appena iniziato a interessarmi della questione in quegli anni e nonostante abbia partecipato alla stesura della carta non avanzai l'argomento perché non faceva parte di quello che c'era nell'area negli anni Ottanta. Il discorso è emerso davvero alla fine del secolo scorso, con lo sviluppo della cosiddetta medicina basata su prove di efficacia. Ai tempi eravamo solo all'inizio del movimento che poi ha affermato le prove scientifiche come fondamento di tutto. La centralità del concetto di efficacia e anche l'importanza di fattori economici e del rapporto costi-benefici, tutte questioni che non erano oggetto di discussione al tempo della carta, ma che chiaramente sono... They are now, really. I got another big question following the path that the Ottawa Charter has in some way drawn. Health promotion after the Ottawa Charter has been on the agenda. Still, from my point of view, it has in some way suffered, and you un'altra domanda difficile. Dopo la Carta di Ottawa, la promozione della salute è entrata a far parte dei programmi politici, ma secondo me incontra ancora delle difficoltà. Tu certamente sei in grado di giudicare, data la tua esperienza, sia in Europa che negli Stati Uniti. Ho l'impressione che non si sia fatto tutto quello che si poteva fare e che, se guardiamo ai budget della promozione della salute, non abbia ricevuto la dovuta attenzione. Sbaglio? The right attention in terms of a budget, or am I wrong? No, I you were clearly not wrong. I mean, I do think that you know the Ottawa Charter. No, certo che non sbagli. La Carta di Ottawa ha ispirato molte persone a sostenere un concetto più ampio di promozione della salute, ma bisogna mettere le cose in prospettiva. Considerando il contesto di grande potere che hanno la medicina industriale, gli ospedali, i grandi laboratori, l'industria farmaceutica, sono settori estremamente ricchi. La promozione della salute ha risorse o possibilità comparabili? No? E forse non le avrà mai. Purtroppo penso che i successi della sanità pubblica tendano a diventare invisibili. Pensiamo a eventi cruciali come l'introduzione dell'acqua pulita. Una volta che diventano parte dell'infrastruttura della società, nessuno ci fa più caso, nessuno esclama, ecco un trionfo della sanità pubblica. La stessa cosa si può dire delle vaccinazioni di massa, della vittoria contro la poliomielite, non le notiamo più. Questo è il problema, il fallimento nel successo. Non si vede, il pubblico non lo nota. Spesso il frutto del lavoro di chi opera nel settore è stato determinante, ad esempio per le politiche sui trasporti o l'istruzione, ma una volta inserito nell'infrastruttura più ampia diventa invisibile. In un certo senso, penso che le risorse allocate alla promozione della salute siano state enormi, ma non sono state destinate esplicitamente a progetti specifici. La promozione della salute e la sanità pubblica in generale sono viste come scienza soft. E quindi sono le prime spese che i governi e le loro agenzie tagliano quando hanno bisogno di ridurre i budget. È più semplice fare tagli alla promozione della salute che non ridurre il numero di macchine per la TAC negli ospedali. In quel caso la gente si lamenterebbe subito della grave perdita, ma nessuno si accorge se si chiude un programma per la comunità di un quartiere, che la maggior parte della persone non sa nemmeno che esiste. Cinque parole chiave che i promotori della salute italiani possono portare a casa dalla Carta di Ottawa. Cinque parole.
o due, o anche una sola? Beh, una sarebbe sicuramente empowerment. La Carta di Ottawa contiene chiaramente il messaggio che la gente e i governi devono sapere di avere il potere di fare qualcosa per le questioni che riguardano la salute. La seconda parola potrebbe essere sociale. La sanità e la promozione della salute sono un processo sociale. Di certo la medicina riveste un ruolo importante nella malattia, ma nel complesso si tratta di un processo sociale. Non possiamo entrare qui nei dettagli, che sono stati oggetto ad esempio di documenti come il report della Commissione Marmot dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma sappiamo che la povertà e le disuguaglianze causano molti problemi di salute, è ormai un dato di fatto, e per affrontare questa situazione l'approccio giusto è agire attraverso la promozione della salute, non la medicina o l'epidemiologia. Credo che tutti abbiamo apprezzato, diciamo, questo intervento, e anch'io sono d'accordo col professor Campostrini. A volte si ritrova improvvisamente la consapevolezza di quanto siano importanti certe parole. Capitava anche a me in questi giorni, rileggendo un documento dell'OMS che appunto parlava delle pietre miliari sulla promozione della salute nelle diverse dichiarazioni delle conferenze globali. Personalmente reputo la Carta di Ottawa una rivoluzione culturale, nel senso vero e proprio del termine, e viene da chiedersi come mai, lo ha detto anche McQueen, come mai ci sono dei momenti più giusti di altri per dire certe cose, ci sono delle occasioni in cui delle forme di consapevolezza collettiva, per quanto minoritarie, diventano, diciamo, un percorso che altri possono far proprio. È difficile darsi una risposta, bisognerebbe avere una prospettiva storica di sanità pubblica. L'altro punto che voglio riprendere è, come dire, la natura fortemente democratica della Carta di Ottawa. Tutto il discorso della centralità della persona, che oggi a volte viviamo con un po' di insofferenza come evocato in modo demagogico, no? E invece credo che in questa platea siamo tutti consapevoli è determinante, ed è un rovesciamento totale della prospettiva. Credo che su questo bisogna fare ancora tantissimo lavoro. Io sono medico, so che in platea ci sono le più diverse professionalità. La mia percezione della, se così si vuole chiamare, mia categoria è che ci sia ancora una blandissima consapevolezza di quanto è necessario, giusto e doveroso riconoscere alla persona le sue risorse per essere protagonista della sua salute. E l'altro elemento che mi è sembrato molto forte è questo rischio, che non vale solo per la salute, di finire per dare per scontate certe cose una volta che le si hanno, perdendone la percezione del valore. È stato citato l'acqua, credo che in questi anni stia succedendo qualcosa sull'acqua su cui forse non siamo neanche perfettamente consapevoli, nel senso che una cosa è giusto chiedersi efficienza nella gestione dell'acqua, un altro è creare dei processi per cui l'acqua diventa un bene non equamente disponibile per tutti. E sul discorso dell'equamente, sull'avverbio dell'equamente, ho l'occasione di passare la parola al professor Costa, che ha un intervento sull'azione della promozione della salute per ridurre le disuguaglianze, l'equità in tema di salute. Sentiamo cosa ci suggerisce. Grazie Maurizio. Aspetto la mia presentazione. Grazie per l'invito intanto. Ho preparato alcuni contributi su questo tema cercando di non ripetere quello che abbiamo già presentato un paio di settimane fa nell'ottimo seminario di Passi sulle disuguaglianze di salute, perché molti di voi che hanno partecipato lo conoscono già, quindi ho cercato di spostarmi su due cose nuove. Beh, da un lato vi riassumerò dal seminario di Passi, per chi non c'è stato, le principali conclusioni,
E poi mi risoffermerò su una questione che abbiamo discusso a compassi, che erano i meccanismi di generazione che sono noti, come cioè nascono le disuguaglianze di salute, ma lo farò con del materiale nuovo per portarvi un po' dentro un evento che era in concorrenza con questo. A Milano si sta svolgendo la conferenza internazionale europea di sanità pubblica sulla salute dei migranti. I migranti sono un caso specifico delle disuguaglianze di salute, e proprio da ieri pomeriggio vi porto alcuni dati freschi appena presentati alla conferenza per esemplificare quello che di solito invece esemplifico con dati italiani, così consento di stare sulla scena di quello che sta capitando anche con l'altra platea. E poi concluderò su una questione abbastanza cruciale: è il tempo dell'azione, perché effettivamente stiamo passando da una fase di latitanza su questi temi a una fase di assunzione di responsabilità, e allora il tema diventa immediatamente quali priorità e quale agenda per guadagnare salute. Cominciamo da Passi. Dal seminario di Passi le principali conclusioni sono che si è recuperato quello che si conosceva sulla geografia della salute in Italia, e si è scoperto, o si è riscoperto, che in effetti la salute è stata capace di unire l'Italia molto di più di ogni altra dimensione del benessere. Questa è un'occasione dei nostri festeggiamenti dei 150 anni, era una buona notizia: la salute è una dimensione dello stato sociale che è stata molto più efficace degli altri nell'unire l'Italia. Purtroppo però l'approdo degli ultimi due decenni lascia emergere un nuovo divario geografico che incomincia a vedersi in moltissimi indicatori di salute, che a questo punto è chiaramente differenziato nord-sud, riguarda i fattori di rischio, riguarda la salute, riguarda le cure, ed è, e questa era la conclusione del seminario su cui ci siamo poi dati un approfondimento, è che questo divario geografico di salute corrisponde a un divario sociale. È un divario sociale si vede benissimo, vi presento solo un paio di dati italiani, uno di su scala nazionale. Questa è la mortalità in Italia negli anni 2000 per titolo di studio tra gli uomini e donne adulte aggiustati per età e per area geografica, e vedete che la mortalità a parità delle altre condizioni cresce con l'abbassarsi del titolo di studio in modo molto netto ed evidente su tutte le fasce tra gli uomini, e in modo altrettanto evidente, anche se più concentrato, sulle basse posizioni sociali tra le donne. Quindi per la prima volta, con questi dati nuovi dello studio longitudinale italiano, osserviamo disuguaglianze evidenti in Italia in entrambi i sessi. Se andiamo a vedere serie storiche più importanti, le più solide, quelle che sono disponibili in alcuni studi metropolitani, questo è l'esempio torinese, vedete che se distinguete in questo caso i maschi tra alta, media, bassa istruzione a parità di età, e andate a esaminare come i tassi di mortalità si sono modificati tra gli anni 80 a sinistra in chiaro e gli anni 2000 a destra in scuro, vedete che la mortalità, come ben sappiamo, ha beneficiato di una diminuzione molto rapida in questi ultimi 25 anni tutte le classi sociali, ma in particolare con molta rapidità e velocità soprattutto quelle alte, per cui le disuguaglianze in effetti tra alta, media, bassa istruzione, le disuguaglianze relative, come vedete, si sono allargate in modo importante. Allora questo è quello che ha messo a tema il seminario Passi. Si tratta di un problema importante, si tratta di un problema importante di cui conosciamo i meccanismi di generazione. Durante il seminario si è discusso di come praticamente il contesto economico, sociale e le politiche che reagiscono sono responsabili dei meccanismi di stratificazione sociale, cioè che collocano le persone in una struttura sociale, gli danno una posizione sociale, cioè il grado di controllo che le persone hanno sul proprio destino, cioè sulle risorse materiali, di status e di legami, di aiuti, e come questa posizione sociale sia capace di determinare le differenze di esposizione alle principali categorie di fattori di rischio psicosociali, comportamentali, ambientali, di limitazione dell'accessibilità ai servizi, e come la posizione sociale influenzi anche la vulnerabilità
delle persone all'esposizione agli stessi fattori di rischio, rendendoli più vulnerabili all'impatto sulla salute, su tutti gli indicatori di salute, dalla morte alla disabilità, e come la malattia, cioè il danno sulla salute, a sua volta possa compromettere la carriera sociale delle persone in modo molto più grave tra le persone di bassa posizione sociale. Questi sono i meccanismi che noi conosciamo di generazione delle disuguaglianze di salute. Quello che è venuto fuori dal convegno di ieri, che sta venendo fuori dalla conferenza di ieri a Milano, è che per gli stranieri immigrati si aggiungono altri meccanismi di aggravamento. La discriminazione e il razzismo aumentano le probabilità di una stratificazione sociale sfavorevole, aumentano la probabilità di esposizione a fattori di rischio. E inoltre le diversità etniche di suscettibilità genetica e endemica acquisita modificano la vulnerabilità delle persone all'effetto dei fattori di rischio, oltre che in qualche caso anche modificare con effetti di distorsione come il bias del salmone, per cui gli stranieri immigrati che si ammalano non avendo la rete sociale di sostegno nel proprio paese decidono di tornare a casa, modificano anche per nelle esperienze di malattia i loro processi di mobilità geografica. Allora vi faccio vedere un paio di alcuni esempi di ognuno di questi meccanismi, tanto per dire che sono effettivamente in azione, ognuno è importante, ma soprattutto applicati al caso degli stranieri immigrati. Vedete, i meccanismi di stratificazione sociale sono importantissimi. Questo è un esempio portato dagli spagnoli. È un po' complicato, ma se ognuno di questi gruppi, soprattutto quelli a destra, sono gli immigrati, a sinistra ci sono i nativi spagnoli, poi in mezzo ci sono gli spagnoli migrati da regioni ricche e povere della Spagna, e poi ci sono gli stranieri immigrati in Spagna, soprattutto quelli stranieri immigrati da paesi poveri a destra, più recentemente o meno recentemente. I quadretti rappresentano i rischi relativi di star male rispetto alla popolazione nativa. Vedete che gli stranieri immigrati da paesi poveri sulla destra hanno sistematicamente nel loro primo quadratino degli eccessi significativi di salute compromessa, ma se voi aggiustate, cosa sono infatti per ogni tripletta, gli ultimi due quadretti sono i rischi relativi aggiustati, uno per classe sociale, l'altro per classe sociale e per condizioni di deprivazione materiale, vedete che praticamente i rischi relativi di star male, quando aggiustate per condizioni sociali, scompaiono, addirittura si invertono, viene fuori cioè l'effetto migrante sano in modo molto chiaro. Ho scelto l'esempio spagnolo perché è quello più simile all'esperienza delle migrazioni italiane, dove sono migrazioni relativamente recenti. Quindi, in effetti, quando dicevamo la stratificazione, quanto contribuisce l'origine etnica all'esperienza migratoria, alla stratificazione sociale, tantissimo. Tant'è che se voi eliminate le differenze sociali tra gli stranieri, praticamente scompare il loro svantaggio di salute, anzi si presenta il loro vantaggio di salute. Il secondo esempio, come funziona la migrazione nel modificare l'esposizione ai fattori di rischio. Guardate i fattori di rischio psicosociali. Questo è l'effetto sulla salute soggettiva del subire delle discriminazioni razziali in generale nella vita o nei luoghi di lavoro. Vedete come cresce il rischio di star male sulla base delle discriminazioni razziali. Quindi nei fattori di rischio psicosociali ci sono molte evidenze di disuguaglianze specifiche degli stranieri. Nei comportamenti, questa è una rassegna sui latini nordamericani, sui migranti latini, che fa vedere quanto nel tempo, tutti gli studi che nel tempo mostrano come sono andati gli indicatori di salute tra gli immigrati. E vedete che, e li classifica in studi che hanno risultati che dimostrano effetti negativi, effetti misti, o sulla destra effetti positivi. Vedete che sugli stili di vita, nutrizione, sedentarietà, fumo, abuso di sostanze, sistematicamente gli studi mostrano come gli stranieri immigrati hanno un peggioramento del profilo della loro esposizione ai fattori di rischio. Sono tutti consistenti questi studi nel dimostrare questo peggioramento. Quindi disuguaglianza nei fattori di rischio comportamentali. Sui fattori di rischio ambientali,
Questo è un caso italiano, vedete, questi sono il rischio di infortuni sul lavoro, in alto sono gli stranieri immigrati in Italia, in basso sono gli italiani, e in ascissa c'è la durata dell'impiego dall'inizio dell'assunzione. Vedete che sistematicamente gli stranieri immigrati hanno rischi di infortunio più alti degli italiani, e soprattutto mentre gli italiani con l'allungarsi del periodo dell'assunzione imparano a proteggersi dal rischio dei infortuni, gli stranieri imparano molto più lentamente. Quindi anche i fattori di rischio ambientale, io vi sto facendo vedere solo delle pillole di esempi, ma tanto per dirvi che ognuno di questi meccanismi è effettivamente in azione, ed è in azione in questo caso specifico della minoranza etnica come esempio delle condizioni sociali. E in ultimo il fattore di rischio della limitazione dell'accesso ai servizi. Vedete, questi sono i dati italiani sulla probabilità di non controllare regolarmente glicemia, pressione e colesterolemia. Vedete che è molto bassa a sinistra tra gli italiani ed è molto più alta tra gli stranieri, con una certa variabilità tra le varie minoranze etniche. Questo è il PAP test, il fare PAP test, molto più alto tra le donne italiane che non tra le donne migranti, di nuovo con una certa variabilità etnica. Questa è la probabilità di ricoverarsi in regime non programmato, ma in regime di emergenza, passando dal pronto soccorso. Vedete che in verde gli stranieri immigrati irregolari fanno soprattutto uso del pronto soccorso come meccanismo di ricerca di soluzione ai loro problemi di salute. Questi sono dati marchigiani. E infine, questi sono dati della Bollini, che fa vedere come anche negli esiti, quindi prevenzione, accesso alle cure normali, e negli esiti, questi sono gli esiti del percorso della gravidanza e del parto, basso peso, età gestazionale, mortalità prematura e malformazioni congenite, vedete che i migranti da paesi che hanno una bassa integrazione hanno eccessi di esiti sfavorevoli per il percorso di gravidanza e al parto, quindi hanno disuguaglianze nell'accesso a cure efficaci e sicure. Quindi il meccanismo dei fattori di rischio è effettivamente in azione. Il meccanismo della vulnerabilità, cioè a parità di fattori di rischio, ci sono i poveri sono più vulnerabili agli effetti sulla salute degli stessi fattori di rischio. Ho scelto l'esempio dei Rom. Vedete, questa è la prima survey, sono dati pubblicati 2 settimane fa, freschissimi, la prima survey europea sullo stato di salute dei Rom, 20.000 intervistati, in rosso è lo stato di salute dei Rom e in grigio è lo stato di salute di quelli che vivono vicino ai Rom, italiani, quindi sono aggiustati per deprivazione geografica, e vedete come le barre rosse sono in tutti i paesi europei sistematicamente molto più alte. Qua abbiamo rischi relativi molto più alti dei normali migrati. Qua ci sono addirittura delle categorie come i Rom che hanno livelli di vulnerabilità molto più alti. Chi di voi lavora nella sanità pubblica si ricorda benissimo nel 2009 l'epidemia formidabile di morbillo che ha portato a 24.000 casi in Bulgaria con 24 morti. Questa tipicamente una categoria estremamente vulnerabile da questo punto di vista. Quindi disuguaglianze nel rischio, la vulnerabilità alla salute degli stessi fattori di rischio. Tutto questo è importante da esaminare, abbiamo visto come effetti disuguali sulla salute, questi sulla mortalità. Chi ha provato a misurare quanto costa tutto questo ha visto che vale dall'1,5 al 9,5% del PIL europeo. Quindi stiamo parlando di qualcosa di estremamente pesante e importante da affermare. E l'ultimo meccanismo è quello della vulnerabilità sociale. Cioè, se ci si ammala, i poveri, in questo caso i migranti, sono più esposti a impoverirsi di più per via della malattia. E sì, vedete, questo è un altro dato pubblicato solo da 3-4 settimane dall'Agenzia sui diritti di Vienna dei migranti, e vedete che ci sono almeno ancora 5 paesi europei dove i costi sanitari degli stranieri immigrati irregolari sono completamente a carico degli stranieri. Questo è il rischio di impoverimento, il rischio di vulnerabilità sociale alla malattia. Dunque, noi sappiamo praticamente tutto sui meccanismi con cui nascono le diseguaglianze sociali per gli italiani e ancor peggio per gli stranieri immigrati. È tempo dell'azione, ma quali priorità? Mi prendo ancora qualche minuto? Sì.
Quali priorità? Allora, il nostro McQueen ci ha ricordato che la Commissione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ci ha invitato a darci dei target per chiudere queste differenze in una generazione. In effetti la Commissione Europea ha reagito con una comunicazione sulla solidarietà nella salute, le regioni hanno reagito, della Commissione Salute delle regioni in Italia ha reagito con la creazione di un gruppo di lavoro su equità nella salute. I primi interventi sono che nel bando di quest'anno del CCM c'è stata una priorità esplicita in questo senso, le regioni stanno concordando col Ministero una priorità in questo senso del Piano Sanitario Nazionale. È tempo di chiederci allora, dato che incominciamo a muoverci, verso dove ci muoviamo, quali sono le priorità? Allora abbiamo degli strumenti per capire quali sono le priorità? Primo strumento, sappiamo esattamente quanto siamo distanti da un traguardo. Quale traguardo? Dall'uguaglianza, ad esempio per istruzione? In effetti noi abbiamo dei dati storici della fine degli anni 90 che facevano vedere nei vari paesi europei come variava le disuguaglianze di mortalità tra i più e i meno istruiti. Vedete, ci sono a sinistra tutti i paesi del nord Europa, del centro Europa, in mezzo bassi c'è l'Europa latina. Noi abbiamo un ottimo record nelle disuguaglianze, abbiamo eccessi di mortalità più bassi che nel resto d'Europa. A destra ci sono questi eccessi formidabili nei paesi baltici, nei paesi del centro est. Abbiamo aggiornato questi dati negli anni 2000 e stiamo incominciando a immaginare degli scenari di intervento, e se voi provate a stimare qual è il beneficio che si ricaverebbe se tutti diventassero laureati, questo è uno scenario di un target improbabile, ma il target che vi dà l'idea del massimo potenziale, insomma intorno al 30% in meno di mortalità tra gli uomini e tra il 10 e il 20% in meno di mortalità tra le donne nei paesi latini. Quindi in quell'area centrale dove abbiamo. Questo è l'esempio dell'informazione che stiamo incominciando a preparare per elaborare priorità. Questo è il potenziale che abbiamo di fronte, di guadagno della salute. Ma di questo potenziale, quanto è raggiungibile se andiamo ad agire su singoli fattori di rischio o determinanti? Allora, questo è un pochino più difficile da fare. Con i dati vecchi, voi vedete, potete prendere la prevalenza delle malattie, dei fattori di rischio, è quella che c'è in ascissa, e i rischi relativi per istruzione che c'è in ordinata, e andate a classificare i paesi europei, vedete come si classificano per prevalenza delle malattie e per gravità, severità delle disuguaglianze. Più o meno, se voi date degli score a questi, vengono fuori più o meno queste classifiche tra i paesi dell'importanza relativa dei diversi fattori di rischio, in questo caso quelli comportamentali. Vi faccio vedere la situazione italiana subito. Questa è la situazione italiana. Se voi prendete i dati del fumo, dell'alcol, dell'esercizio fisico, eccetera, in Italia, li classificate in ascissa per la loro prevalenza, vedete che la prevalenza è molto alta per l'alcol. Qua la definizione di alcol è quella del consumo piccolo, basso, medio, ordinario, non del binge drinking. E poi in ordinata andate a vedere qual è il loro rischio relativo. Vedete che ad esempio l'alcol ha un'alta prevalenza, ma ha bassissime disuguaglianze sociali. Mentre invece il BMI è quello che ha altissime disuguaglianze sociali, soprattutto tra le donne, ma ha una prevalenza relativamente bassa. Se voi provate a fare un esercizio di elaborazione di qual è l'impatto sulle differenze di mortalità, se voi cancellate queste differenze di istruzione nelle disuguaglianze per fattori di rischio, ottenete più o meno questi effetti. Cioè, vedete, sull'alcol non guadagnate niente se fate bere i poco istruiti come i laureati, mentre invece guadagnate tantissimo in verde tra le donne investendo sulle disuguaglianze nel BMI, nell'esercizio fisico, sulle disuguaglianze per diabete. Se però aggiungete fattori di rischio come quelli psicosociali, anche qua avete contributi molto importanti. Se poi aggiungete il lavoro, avete il contributo più grande, cioè tutte le condizioni di lavoro. Quindi, vedete, noi stiamo preparandovi per l'autunno, avremo a disposizione in questa commissione nazionale
dei dati che vi consentono di fare esercizi di priorità. Cioè cominciate a vedere su che cosa vorreste investire, varrebbe la pena di investire, e qual è il potenziale di salute che potreste guadagnare se riuscite a ridurre questi differenziali. Ancora più ambizioso sarebbe se riuscissimo a mettere in piedi degli scenari realistici, più realistici, perché far fumare tutti come i laureati probabilmente è un po' irrealistico, e allora probabilmente si può cercare di far fumare tutti come il paese che ha ottenuto il miglior risultato in Europa, oppure qual è l'effetto di aumentare il prezzo delle sigarette sulle disuguaglianze del fumo. So, questi sono scenari più realistici su cui stiamo lavorando. Però vedete, questo vi dà l'idea che sulle priorità potremmo fare dei passi avanti, e in autunno promozione alla salute e guadagnare la salute potrebbe effettivamente incominciare a ragionare su priorità. E su priorità in ogni singola regione, perché le regioni, vedete a sinistra, possono essere in una scala differente di prontezza e di capacità di risposta alle disuguaglianze. Ci sono regioni che sono già in fondo, in Emilia-Romagna stanno lavorando su progetti di equity audit di loro politiche di prevenzione, hanno già una capacità di ragionare su programmi complessivi, coordinati e globali di questo, mentre ci sono regioni che sono ancora all'inizio del problema, che probabilmente devono ancora incominciare a porsi il problema delle disuguaglianze. Allora vedete, gli scenari che stiamo preparando potrebbero servire, il primo, quello che dice facciamoli diventare tutti laureati, potrebbe essere usato per scopo retorico, andiamo a convincere il nostro assessore che vale la pena di occuparsi di questo, mentre invece le regioni più avanti nella capacità di programmazione potrebbero farsi degli scenari alla carte, perché vorrebbero già da definire quali sono le condizioni di sviluppo che potrebbero gestire in casa proprio. Ecco, noi stiamo preparando un tool che permetterà alle regioni di fare esattamente questo, cioè di stimare quale effetto potranno avere se toccano questo fattore di rischio in una misura che loro ritengono in qualche modo aggredibile. Questo è un po' la scena di quello che sta capitando per provare ad andare avanti. Vedete, c'è a sinistra il gruppo di lavoro interregionale, aspettiamo l'iniziativa del Ministero e questo accordo sul piano sanitario nazionale. Alcune regioni partecipano a un equity action europea che sta già cercando di fare questi esercizi di equity audit, e c'è una rete di centri di riferimento tecnici che, se i progetti CCM verranno approvati, potrebbero essere incoraggiati a dare una mano per il capacity building per questi obiettivi. Insomma, l'agenda è pronta da farsi, misuriamo meglio perché è necessario misurare meglio, documentiamo meglio cos'è che funziona, mettiamoci sulla strada di definire priorità e target, presentiamoci con la casa in ordine. Non riusciremo mai a convincere l'assessore al lavoro, all'ambiente, a occuparsi di disuguaglianze di salute se prima non dimostriamo che nella sanità abbiamo portato a casa dei buoni risultati, quindi dobbiamo mettere a posto le nostre cose negli screening, nell'organizzazione sanitaria, eccetera. Coinvolgiamo i portatori di interesse, perché soprattutto nel caso delle minoranze etniche non si fa nulla senza un'adeguata comprensione del loro ruolo. Investiamo in formazione, soprattutto la parola d'ordine dell'equity audit, cioè della capacità di scrutinare l'impatto sulle disuguaglianze di salute di ogni intervento, programma e progetto e strategia che mettiamo in piedi, è indispensabile. E facciamo questo perché ci sono moltissime ragioni, ma soprattutto in tempi di crisi questa è una finestra di opportunità molto importante, e usiamola. Grazie. E come avete sentito, l'intervento è stato talmente stimolante che si potrebbe adesso aprire una discussione molto ampia. Non è possibile, però spero che ci sia alla fine la possibilità di interventi. Gli elementi di complessità introdotti, o meglio illustrati, richiamano comunque tutti quella parola che il professor McQueen, pressato dal professor Campostrini, ha detto, cioè sociale, oltre che quella di equità. E poi magari ci chiederemo anche se c'è una questione di posizionamento etico degli operatori della salute, di chi fa ricerca. Allora, inizierei l'intervento da dati oggettivi, perché i numeri sono dati oggettivi. E cominciamo dunque a vedere
nelle varie situazioni di rischio, qual è la situazione attuale in termini percentuali nella fascia della età scolare, quindi come dire fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione, fino al termine della scuola secondaria. Vedete, secondo le statistiche redatte dalla DOCSA, i fumatori negli ultimi anni sono aumentati di 2 milioni, l'aumento per quello che riguarda i giovani è sostanziale, nel 2008 era del 24%, nel 2009 è salito al 29%, quindi fumano 1.700.000 giovani in più. Secondo queste ultime statistiche che riguardano il fumo, la percentuale è del 12%, vedete, tra i 15 e i 17 anni, del 34,4% tra i 18 e i 20 anni e del 38,1% tra i 21 e i 24. Secondo l'andamento delle tabelle delle statistiche fumo che sono state pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità con la DOCSA, la maggior parte dei giovani emulano dagli amici questo vizio stando in compagnia, il 76,9% assumono questa dipendenza durante l'aggregazione nel tempo libero oppure iniziano la dipendenza dal fumo proprio nell'ambito della scuola, nel contesto della scuola. Adesso passiamo al discorso delle sostanze psicoattive. E qui i dati sono veramente allarmanti. Questi sono dati che vengono riferiti dalla relazione al Parlamento sulle tossicodipendenze, sono del Dipartimento per la lotta contro le dipendenze della Presidenza del Consiglio. Nel 2011 uno studente su 33 ha riferito di aver assunto cocaina almeno una volta nella vita e uno su 47 dichiara di aver consumato la sostanza nel corso dell'ultimo anno. L'eroina è stata consumata almeno una volta nella vita da uno studente su 100 e per i ragazzi i consumi più elevati si registrano nella fascia di età tra i 17 e i 19 anni. Nelle ragazze il consumo maggiore è in corrispondenza dei 16 anni. Uno su 47 dei docenti riferisce di aver provato sostanze stimolanti, quindi anfetamina, ecstasy, eccetera, almeno una volta nella vita. Uno su 77 le ha utilizzate nel corso dell'ultimo anno. Queste sono cifre che parlano ovviamente da sé. Adesso passiamo all'alcol. Dunque, sempre secondo la stessa fonte, 8,4 studenti su 10 riferiscono di aver consumato una bevanda alcolica almeno una volta nella vita, 8 su 10 nel corso dell'ultimo anno. I consumatori aumentano quando si passa dai 6 su 10 tra i 15 anni e a un 8,7% nella fascia tra i 10 e i 19 anni. Uno studente su 2 riferisce di essersi ubriacato almeno una volta nella vita, uno su 3 lo ha fatto nel corso dell'ultimo anno, uno su 6 negli ultimi 30 giorni. I soggetti elegibili a trattamento di età 15-21 anni sono quasi 80.000. Ultimo dato è quello sull'obesità infantile e qui i dati sono dell'indagine 2010 di Occhio alla Salute a cui hanno partecipato oltre 42.000 alunni della terza classe primaria e 44.000 genitori. Ovviamente noi riferiamo i dati in questo caso della scuola primaria perché l'insorgenza dell'obesità è molto precoce e conferma un livello preoccupante di cattive abitudini alimentari, stili di vita sedentari, eccesso ponderale, vedete il 22,9% dei bambini misurati è risultato in sovrappeso, l'11,1% in condizioni di obesità con una percentuale generalmente più bassa nell'Italia del Nord e più alta nel Sud. Dallo studio emerge anche che i genitori non hanno sempre un quadro corretto dello stato ponderale del proprio figlio. Tra le madri di bambini in sovrappeso obesi il 36% non ritiene che il proprio figlio sia in eccesso ponderale e solo il 29% pensa che la quantità di cibo dall'insulta sia eccessiva. E questo è un dato
parallelo ma molto significativo, che poi svilupperemo nella, come dire, nel patto educativo tra scuola, famiglia e territorio, quando parleremo più tardi delle politiche di prevenzione. Dunque, si è parlato molto della Carta di Ottawa. Ecco, la Carta di Ottawa ha definito la salute, riferisco proprio testualmente, uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, e non una mera assenza di malattia o infermità. Questa è una definizione importante, perché è un passo grande in avanti che ha posto proprio l'enfasi sulla pluridimensionalità della salute, per cui è necessaria una dinamica interazione tra aspetti fisici, mentali e sociali. La Carta di Ottawa ha definito la promozione della salute come un processo per rendere le persone capaci di aumentare il controllo e migliorare la propria salute, e quindi ha evidenziato come sia necessario rendere favorevoli le condizioni politiche, ambientali, economiche, sociali e culturali per sostenere la causa della salute. Vediamo adesso quale può essere il ruolo della scuola, un segmento ineludibile. Vedete, le iniziative di prevenzione che noi adottiamo nelle campagne che abbiamo avviato da parte del MIUR sono iniziative di prevenzione e quindi sono elementi qualificanti e strutturali dell'attività scolastica. Naturalmente tutto ciò non si può fare da soli e necessita di una collaborazione interistituzionale. Qui siamo apposta, come dire, per consacrare questo patto interistituzionale in questo convegno tra tutti gli organi che sono deputati a questa politica. Proposte operative realizzate quindi d'intesa con altri partner istituzionali, gli enti locali, le agenzie sociosanitarie del territorio, le associazioni pubbliche e private e la cooperazione, vedete, anche dei genitori. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo è superare la cultura dell'emergenza a favore di quella che definiamo la cultura della prevenzione, cioè creare le condizioni culturali e materiali per costruire un ambiente positivo fin da quando gli alunni iniziano il proprio percorso all'interno del sistema formativo, proprio al fine di rendere, come dire, efficace la loro capacità di progettazione, di azione diretta, di verifica, di esplorazione su se stessi e di riflessione sui propri comportamenti. Quindi queste iniziative di prevenzione all'interno della scuola devono configurarsi, abbiamo detto, come elementi strutturali. Le andiamo a vedere. Noi abbiamo sottoscritto con il Ministero della Salute già nel 2007 un protocollo d'intesa che, nei limiti delle competenze comuni, comunque declinava delle strategie comuni tra salute e scuola, e che poi, diciamo, si è realizzata in una serie di azioni che adesso io voglio accennare brevemente. Naturalmente guadagnare salute, quindi l'alleanza del mondo della scuola col mondo della salute per fornire a bambini e ragazzi le competenze necessarie per una crescita libera e la possibilità di sperimentare e mantenere comportamenti salutari. E questo nella convinzione che solo, e ripeto, una collaborazione interistituzionale tra il mondo della scuola e della salute, e non solo, può consentire di sviluppare nell'ambito del percorso curricolare, e quando parlo di percorso curricolare ci saranno qui docenti o dirigenti scolastici, parlo di una trasversalità del curricolo, interventi di educazione alla salute su quattro fattori di rischio: l'alimentazione corretta, il movimento e l'attività fisica, il fumo e le dipendenze e l'abuso di alcol. Guadagnare salute, come sapete, ha anche previsto come progetto all'Atere un sistema di sorveglianza sugli stili di vita come strumento del sistema sanitario del mondo della scuola, condiviso con Regioni e Ministero dell'Istruzione e finalizzato a monitorare gli aspetti della salute dei bambini e degli adolescenti. Brevemente parliamo di ciò che noi abbiamo realizzato, le azioni realizzate, diciamo, dal Ministero a seguito di questo protocollo. Sicuramente avete sentito parlare del progetto Frutta Snack, che è stato coordinato dall'Ufficio Scolastico Regionale del Lazio. È un'ampia esperienza di educazione alimentare che ha coinvolto 82 scuole superiori di Roma, Bologna e Bari, circa 43.000
studenti, insegnanti e famiglie, con l'obiettivo di promuovere e rendere, come dire, appetibile e gradito il consumo di frutta e verdura fresca. Poi abbiamo questo sistema di indagini sui rischi comportamentali in età 6-17 anni, che è stato affidato al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità e naturalmente in collaborazione tra sempre il Ministero dell'Istruzione, Sanità, Regioni, aziende sanitarie locali, INRAN e istituzioni universitarie. Poi il progetto Scuola e Salute. Il progetto Scuola e Salute è stato realizzato con una spesa di 1 milione di euro come coordinamento dell'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e ha previsto attività di formazione per i referenti per l'educazione alla salute degli uffici scolastici regionali, gli assessori regionali e le ASL, proprio sul percorso educazione alla salute e prevenzione primaria, sensibilizzazione degli operatori e programmazione degli interventi di ricerca azione. Recentemente il Ministero dell'Istruzione ha anche emanato le linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana, un documento firmato dal Ministro Gelmini il 22 settembre, un documento che si propone di fornire orientamenti innovativi in materia di educazione alimentare con attenzione agli aspetti metodologici, ma soprattutto per la costruzione di curricula appositi da parte delle scuole e per l'organizzazione di attività educative e didattiche al fine di facilitare un'adozione graduale e operativa coerenti anche con i processi più recenti di riordino della scuola. Le linee guida allo stesso tempo valorizzano quanto è stato realizzato e capitalizzato nelle scuole in materia di educazione alimentare. Ecco, vediamo il contesto sanitario nel quale si colloca l'educazione alimentare in Italia. Le rilevazioni di questi anni, vedete, dimostrano che dal 90 ad oggi si è verificato un aumento allarmante del numero di giovani in sovrappeso. Abbiamo visto i numeri o con problemi di obesità, cifra destinata ad aumentare anche negli anni a venire, a meno che non intervengano veramente efficaci interventi educativi. La diffusione di sovrappeso e obesità è preoccupante soprattutto se si pensa alle implicazioni sociosanitarie legate al prevedibile incremento delle malattie croniche o degenerative connesse a questi dati. Lo stile di vita di queste nostre società occidentali tecnologicamente avanzate, caratterizzate ovviamente da un aumento progressivo della sedentarietà, da una diminuzione dello sforzo fisico e quindi oltre che dal sovrappeso e l'obesità, vanno anche considerate i cosiddetti disturbi di comportamento alimentare che si manifestano nell'età adolescenziale, bulimia, anoressia, causate spesso da disagi psicologici che non sto qui a evidenziare e che producono comunque un rapporto patologico col cibo, senza dimenticare poi le questioni centrali dell'igiene e della sicurezza nella produzione, conservazione, trasformazione e preparazione domestica del cibo. Se gentilmente può chiudere in 4 minuti. Sì. Grazie. Allora, qual è il problema che si pone oggi? Il problema che si pone oggi è che sono intervenuti dei fattori molto negativi dal punto di vista dell'educazione alimentare. Innanzitutto la destrutturazione della preparazione dei pasti, che si manifesta nella ricerca e nel consumo di alimenti ready to cook, abbiamo detto, e ready to eat. La destrutturazione della giornata alimentare, che si manifesta con la frantumazione del ritmo tradizionale colazione, pranzo, cena, e moltiplica le occasioni di consumo istantaneo e sregolato di alimenti reperibili in ogni ora del giorno. La diffusione dei pasti fuori casa e quindi la ristorazione sociale e commerciale, che delega alle aziende di gestione pubbliche e private il compito di scegliere qualità, abbinamenti e porzionature dei cibi. Noi abbiamo un patrimonio agroalimentare che è la famosa dieta mediterranea, che è stato riconosciuto come un modello virtuoso di salute e patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO nel 2010. È un patrimonio che si collega naturalmente anche ha una tradizione di, che va anche centrata sul rapporto uomo-cibo, sulla ricchezza del territorio, con le risorse umane, eccetera. Quindi è un tesoro unico di saperi sensoriali, di sensibilità e di competenze. Ecco, attraverso questo approccio
la scuola è la sede istituzionale più idonea per diffondere messaggi corretti, cioè è un segmento attraverso il quale non è possibile non passare. Il fatto che l'Expo Universale che si terrà a Milano nel 2015 sia stata assegnata all'Italia proprio sul tema nutrire il pianeta, energia per la vita, pone al centro della questione il cibo e l'alimentazione delle generazioni future e quindi la centralità dell'educazione alimentare. Allora, alla luce di queste considerazioni vorrei tracciare quali sono i contorni dell'immagine del cibo di qualità che deve informare ogni attività di educazione alimentare. Sicurezza, caratteristiche sensoriali, valore nutritivo, rispetto dell'ambiente, delle risorse nella produzione, distribuzione e consumo, rispetto di fondamentali principi, equità sociale, eccetera, nella produzione e distribuzione, gratificazione nell'acquisto e nel consumo. Vorrei ricordare quel patto educativo assolutamente indispensabile nel rapporto con le famiglie, perché se la famiglia è esclusa dal percorso educativo scolastico, naturalmente può assumere atteggiamenti negativi o contraddittori che possono sfociare anche in forme di insofferenza, addirittura di competitività con quello che viene insegnato a scuola. L'importanza della relazione con gli operatori del territorio, e qui mi riferisco ovviamente agli enti locali, alle aziende produttrici, le associazioni di categoria, il mondo della distribuzione, del vending, i circuiti della comunicazione, le istituzioni sociosanitarie, ma qui sfondo ovviamente una porta aperta. Un'ultima considerazione riguarda le dipendenze. Noi abbiamo sempre implementato azioni che favorissero processi di partecipazione responsabili dei giovani, di autonomia e di identità. Siamo convinti, come diceva Edgar Morin, che insegnare, lo dico agli insegnanti, non è solamente un lavoro, significa accompagnare i giovani in un viaggio di formazione, quindi è un compito tremendamente difficile anche se pochissimo valutato e retribuito. Vedete, sviluppo della personalità del giovane, bisogno dei giovani di comunicare, costruzione del senso di appartenenza alla comunità sociale, ridurre i comportamenti riferibili all'insicurezza, alla disfiducia e alla disistima, rendere i giovani autonomi e responsabili nelle scelte. Per le iniziative sulle dipendenze ricordiamo i centri di aggregazione giovanile, da noi denominati To You, ma questo probabilmente già lo conoscete, sono i centri territoriali permanenti che hanno svolto azioni nell'area di consulenza e sostegno alla persona giovane, nell'area dell'istruzione e della formazione, nell'area della consulenza e sostegno alle famiglie, nell'area ludico-recreativa per le comunità di tossicodipendenti. Poi abbiamo il progetto We Free, è stato realizzato nel 2010-2011, spettacoli teatrali di prevenzione in cui gli attori sono stati i ragazzi che parlano ad altri ragazzi. Gli spettacoli sono stati presentati in tutte le regioni italiane con destinatari studenti delle scuole secondarie di secondo grado e gli educatori. C'è un sito www.wefree.it, sono state realizzate anche visite alla comunità di San Patrignano. Da ultimo il progetto CCM3, programmazione interistituzionale di percorsi di promozione della salute, che sono stati realizzati in collaborazione con gli uffici scolastici regionali. Qui io vorrei, a proposito delle progettualità regionali, siccome mi sono state rivolte delle richieste, vorrei dire a tutti gli operatori sanitari che lavorano nei territori, noi abbiamo degli uffici di rappresentanza che sono gli uffici scolastici regionali. Mi raccomando, qualunque iniziativa realizzata in collaborazione con i nostri uffici periferici, fatecela sapere. Comunicatecela, è importante la visibilità. Noi abbiamo un sito istituzionale del MIUR nel quale possiamo rendere visibili e comunicare le migliori pratiche, non con una scuola. Ormai la progettualità, sapete, lo dico agli operatori della scuola, va sulle reti di scuole. Quindi è un invito cortesemente a comunicarci tutto ciò che avviene nei territori a favore della prevenzione e dell'educazione alla salute. C'è poi naturalmente la collaborazione con il Dipartimento delle Politiche Antidroga, vedete tutti i progetti, tra cui un portale informativo che è stato aperto proprio in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e i vari progetti, EduCare, il progetto Edu, eccetera, nonché
la collaborazione con l'Osservatorio Fumo, Alcol e Droga, l'OSFAD, per la conoscenza e approfondimento su guida, alcol, droga in materia di doping, anche qui, come dire, sulla formazione dei docenti. Chiudo il mio intervento dicendo che la scuola rappresenta un momento estremamente significativo di tutte le politiche educative. Nell'età tra i 6 e i 18 anni si formano i giovani non solo come trasmissione di conoscenze e di saperi, ma si forma una personalità, e spesso questa personalità poi è, come dire, portata negli anni, si struttura in quegli anni. Questo vuol dire che questa fase è di una delicatezza formidabile. Invito tutti, lo dico sempre quando vado ai seminari di formazione dei docenti e dirigenti scolastici, lo dico a voi che rappresentate anche le aziende sanitarie, gli altri organi di partecipazione sul territorio: investire nella scuola è investire nel futuro. Dobbiamo rendere i nostri giovani capaci, abili in ogni momento della vita di fare delle scelte consapevoli e di non farsi orientare diversamente se non su modelli corretti che riguardano l'alimentazione e la salute, ma tutte le altre forme, come dire, di relazione nella vita. Grazie. Grazie. Permettetemi veramente due minuti di non conclusioni ma riflessioni. La sessione si chiedeva, cioè poneva una linea di continuità con la Carta di Ottawa rispetto al programma Guadagnare Salute. A me, anche sentendo gli interventi, le relazioni di ieri, venivano in mente due cose. Cioè, credo che tutti dobbiamo riconoscere una grande lungimiranza a chi ha prodotto quel pensiero, a chi l'ha formalizzato così bene, a chi ci ha dato degli strumenti concettuali, teorici, che hanno evidenti ripercussioni pratiche. Insieme alla lungimiranza, che forse noi dovremmo custodire nel tempo attuale, io credo che, permettetemi un termine di mia coniazione, bisogna inventarsi anche una largimiranza, nel senso che abbiamo un problema, anche lo diceva anche Ziglio, di diventare massa critica. E credo bisogna sforzarsi di continuare a essere enzimi all'interno dei sistemi in cui operiamo. Gli ultimi interventi richiedevano la necessità di uscire da un contesto ristretto e riuscire a comunicare più efficacemente con i decisori. Questo è sicuramente un tema complesso, perché sappiamo che la politica spesso è poco permeabile a questi discorsi. Il tempo necessario, non lo sappiamo quanto è il tempo necessario, credo che non ci possiamo però permettere di essere insofferenti rispetto a tutto il tempo che è già passato. Proprio perché si tratta di rivoluzione, proprio di paradigmi di riferimento che si sono strutturati in secoli. Voi pensate alla formazione medica, il paradigma medico da sostituire con un paradigma biopsicosociale. Ci vorranno decenni, io all'università ne sono consapevole, quando ne parlo con gli studenti mi rendo conto di questa difficoltà. L'altra cosa che dicevo è, che ho sentito ieri, le politiche dovrebbero essere sostenibili nel tempo. Noi dobbiamo cercare in tutti i modi, oltre che di orientare le politiche, di indicare quali a nostro parere sono le strategie più efficaci, anche quello di chiedere sostenibilità nel tempo, di non farci schiacciare dall'emergenza continua. Sappiamo che ormai l'emergenza è quella cosa che impedisce di costruire percorsi stabili, e questo credo bisogna anche culturalmente un po' ribellarsi. E direi anche accettare di essere un po' creativi. Il mondo della scuola ci dà tanti esempi di questa creatività, ma anche un po' eversivo nel senso migliore del termine, perché effettivamente a volte si tratta di scontrarsi con una resistenza al cambiamento che è formidabile. Allora, rispetto a questo, io credo che se siamo convinti di queste cose, se ripensando ai pilastri della promozione della salute siamo sempre più fermamente consapevoli che quelli siano i punti di partenza, ne dobbiamo essere in qualche modo testimoni credibili, qualunque sia il ruolo che esercitiamo quotidianamente. Grazie.